Non lontano da Via Laghetto, in Via Festa del Perdono, si trova l'Università Statale di Milano, ospitata all'interno dell'antico ospedale maggiore della città, noto ai milanesi con il nome di Ca' Granda. Fondato nel 1456 da Francesco Sforza, che posò la prima pietra dell'edificio in un'area da lui stesso donata ai 24 decani amministratori degli ospedali milanesi. Chiamato a progettare la grandiosa opera fu lo scultore e architetto Antonio Averulino da Firenze, detto il Filarete, che non vide però mai la conclusione della fabbrica, terminata molto più tardi da altre mani. Già nel 1465 gli subentrò infatti nella direzione dei lavori il milanese Guiniforte Solari. Molte notizie sul primo progetto ci sono tramandate però da Filarete stesso nel suo Trattato di Architettura, dove si celebra la città ideale di Sforzinda. L'imponente facciata, impostata ma non terminata da Filarete per quanto riguarda il porticato ad archi a tutto sesto, e arricchita dai solari con le bifore del piano superiore e le decorazioni in cotto, si estende per 283 metri di lunghezza. Entrando nella grande corte centrale, nonostante i rifacimenti 6 e 700 e le ricostruzioni post-belliche, si intuisce la maestosità del progetto, caratterizzato da grande purezza geometrica. La pianta rettangolare si articola in due crociere, edifici a croce greca iscritti in un quadrato, separate da un cortile centrale. Le due ali dell'ospedale erano riservate rispettivamente agli uomini e alle donne. Al XV secolo risale la costruzione della prima crociata a destra, edificata nel quadrilatero compreso tra la chiesa di San Nazzaro e le attuali Via Festa del Perdono e Via Francesco Sforza. La costruzione della corte centrale fu deliberata invece solo nel 600 e il progetto è attribuito all'architetto Francesco Maria Richino, che si discostò dall'idea filaretiana realizzando una corte quadrata e non rettangolare, di dimensioni quasi doppie rispetto a quelle previste. All'interno del complesso è possibile visitare anche la chiesa dell'ospedale, dedicata alla Beata Vergine Annunciata, prevista dal Filarete al centro della corte centrale e costruita invece nel 600 nel braccio verso l'attuale via Francesco Sforza. Sotto alla chiesa, da alcuni anni, è visitabile, grazie al Touring Club Italiano, anche la cripta che accolse le sepolture dei dirigenti dell'ospedale fino alla fine del XVII secolo e successivamente i corpi dei caduti delle Cinque Giornate di Milano. Su via Francesco Sforza sono inoltre visibili i resti della Porta della Meraviglia e del ponte che consentiva l'attraversamento del naviglio interno su cui l'edificio era affacciato da questo lato e che conduceva al sepolcro dell'ospedale, noto oggi come Rotonda di Via Besana. Costruita a partire dal 1675, la rotonda è costituita dalla chiesa centrale dedicata a San Michele ai nuovi sepolcri e da un portico continuo polilobato aggiunto nel 700 su progetto dell'architetto Carlo Francesco Raffagno.